E insomma, oggi ce ne andiamo a fare il giro con la moto di Andrea, detto Cresta Rossa. Sicuramente lo conoscete, nei miei video è sempre presente. Ex è lui, ex Cresta Rossa. Mi raccomando, fai la che? Non posso parlare con te. Posso accelerare? No. Posso un bennà? Sì. Aspetta che la metti in moto. È andata. Oddio. Aspetta, come funziona? Senti, ma come si mettono le marce su sta cosa? Qua manca metà moto però. Mancano pure tre cilindri. È la prima volta che porto un motard. Questa moto esce con il blipper e con il cambio elettronico. E intanto vediamo questo KTM 690 scatenarsi per questa strada di montagna. È la versione del 2020, quindi esce già abbastanza aggiornata. Sapete la, cos'è la cosa strana confronto alla mia? È la coppia. Ragazzi, questa moto è monocilindrica, quindi io appena tocco il gas la moto è subito pronta. Guardate, è incredibile questa cosa. Poi ci sono due modi per portare il motard. Uno è il classico modo che utilizzano anche sulle sportive e che utilizzo sempre io, e l'altro è quello di buttare la gamba all'interno curva fuori e quindi dare percorrenza alla curva. Inizia a prenderci un po' la confidenza. È la cosa particolare di questa moto, forse è una peculiarità, un punto a favore ma anche a sfavore, perché sembra di averla portata da una vita questa moto, invece potrebbe essere un trabocchetto, un tranello, perché abituato poi ad un altro tipo di moto, se la porti in condizioni molto gravose non sai mai come reagisce. L'altra cosa strana è che non è contagiri, è una moto che esce abbastanza racing, quindi come tutti i motard esce senza contagiri. Abbiamo solo la distanza, l'orario e i chilometri orari. Ah, adesso ho capito perché Andrea ci salta sui dorsi. Cioè, questa moto, ragazzi, non si sentono buche, non si sentono avvallamenti, ma di che parliamo veramente? La signora è incazzata, mi sa. Mamma mia, è uno spettacolo, ragazzi, veramente. Entro le marce con una facilità assurda. A livello di guidabilità è veramente è morbida, è, sembra una moto anche da passeggio, ecco. Ah, subito su una gomma. Devo stare attento. Sentitela come va! Mamma mia, ragazzi, come cammina! Sentitela come rimbia! Guardatela come si fionda in mezzo a queste S così strette, è assurdo. Non serve neanche che cambio marcia, cioè riprende con qualsiasi marcia. Questa cosa però mi fa molto strano, perché è abituato al 4 cilindri, mi trovo ad adoperare una moto su un altro tipo di range di giri. Mamma mia, secondo me andrette se bevono così. È troppo forte, ragazzi, veramente. Se lo porti con il culo molto vicino al canotto di sterzo, per intenderci, la guida sembra più facile. Se lo porti con il sedere molto nella parte dietro, la guida risulta un po' più difficile in accelerazione. Ma che cavolo mi state a dire, raga? 160 con praticamente niente. No,
cioè ti dà praticamente la botta quando vai in coppia. Sembra che non va e invece in un attimo ti dà una botta pazzesca. E intanto vediamo questo KTM 690 scatenarsi per questa strada di montagna. Ha un bel blipper comunque. Sta moto tira bombe ovunque praticamente. Madonna che roba. Ma te che stiamo a parlare? Mamma mia ragazzi, sempre su una gomma sta. Ma che cos'è? No, no, sta moto in mano a me non so quanto durerebbe. Ci vuole un leggero prima e seconda, eh. Mamma mia. No, allora, de prima non si può proprio accelerare. Di prima è inutile che accelerate perché ve la date qua, eh. Ve la date proprio sui denti. Ebbene ragazzi, questo video finisce qui da me e questa bestia di moto. Devo ridarla purtroppo al proprietario, quindi la ridà ad Andrea. Grazie Andrea del giretto, però adesso vi lascio un piccolo video e vi faccio vedere come lui porta questa moto. Ci vediamo mercoledì prossimo alle ore 21 come sempre. Ciao! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way.